È recentissima la notizia dell'incidente della funivia di Stresa Mottarone nel Piemontese, che ha registrato un bilancio di 14 morti e un unico sopravvissuto, un bambino di 5 anni. Attualmente l'area dell'impatto è sotto sequestro e sull'impianto si attendono le decisioni della Procura di Verbania, che ha già affidato ad un team di esperti gli accertamenti sul cavo trainante che si è spezzato e sul sistema frenante di sicurezza che non sarebbe entrato in funzione. L'Italia ha però conosciuto nel corso del tempo diversi casi di funivie precipitate nel vuoto per i più svariati motivi. Uno di questi è rappresentato dalla tragedia del Cermis del 1976, che può essere considerato il disastro più terribile mai accaduto ad una funivia italiana. In tale occasione, infatti, la fune portante della funivia si ruppe e nella caduta il carrello superiore, del peso di circa 3 tonnellate, si infranse sulla cabina, portando alla morte di 42 persone, di cui 15 bambini. Ma 22 anni più tardi, quello stesso sfortunato impianto tornò ad essere nuovamente al centro dell'attenzione, in occasione della strage sciistica per antonomasia, destinata a rimanere impressa nella mente degli italiani per l'alone controverso che la circonda. Il giorno 3 febbraio 1998, alle ore 14:13, un aereo statunitense, Prowler, appartenente al corpo dei Marines, impegnato in un volo di addestramento a bassa quota nelle Alpi italiane settentrionali, colpì e strappò i cavi della funivia del Cermis, nei pressi di Cavalese, a circa 40 km da Trento. Una delle cabine collegate precipitò per oltre 100 metri, sbattendo prima sul crinale della montagna e poi, roteando, cadde al suolo capovolta, provocando la morte delle 20 persone trasportate. La profonda impressione suscitata dalla grave tragedia portò all'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di fare chiarezza sugli avvenimenti e accertare se le norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia fossero state rispettate. Per comprendere meglio i fatti che hanno portato al disastro, dobbiamo però ricostruire in maniera sintetica il contesto nel quale l'episodio si è verificato. Con la fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina, sancita dagli accordi di Dayton del 14 dicembre 1995, anche conosciuti come Protocollo di Parigi, il Consiglio del Nord Atlantico autorizzò l'operazione Joint Endeavour, affidando ad una forza multinazionale di 60.000 uomini il compito di peace enforcing nell'area balcanica. Tuttavia, già dal gennaio del 1998 la tensione si era inasprita in Kosovo, al punto che la NATO, a partire dall'anno seguente, fu costretta ad eseguire missioni aeree d'attacco su obiettivi predefiniti della ex Jugoslavia. Così prese il via l'operazione Deliberate Guard, che consisteva in attività di controllo e monitoraggio della precaria situazione bosniaca dopo gli accordi di pace del 95. La tragedia del Cermis si colloca proprio in questo contesto. Per consentire alla NATO di svolgere efficacemente le missioni aeree nei Balcani, l'Italia, considerata la sua posizione geografica, rese disponibili le basi aeree esistenti sul territorio, con il relativo supporto tecnico e logistico, a tutti i reparti dei paesi partecipanti. Nella base di Aviano si erano schierate per periodi a rotazione squadriglie di diverse nazionalità, tra cui appunto quella statunitense, che operava con gruppi di aerei F-18 e Prowler. Nello specifico, il programma del gruppo Marine Tactical Electronic Warfare Squadron 2 del 3 febbraio 1998 prevedeva un volo addestrativo a bassissima quota, con nome in codice Easy One, approvato dall'aeronautica italiana e della durata prevista di 1 ora e mezzo. Apro una parentesi importantissima, ma che ci tornerà utile più tardi. Il generale Wesley Clark, al tempo comandante in carica delle forze statunitensi in Europa, confermò che questo volo non fosse attribuibile alla NATO, ma si trattasse di una missione nazionale americana. Proseguiamo. Il giorno del disastro, nell'area interessata dalla missione, le condizioni meteorologiche erano molto favorevoli, tanto che subito dopo il briefing delle 13:12, la torre di controllo di Aviano autorizzò il decollo, che avvenne verso le 13:35, leggermente in ritardo rispetto alla pianificazione. Pochi minuti dopo, i contatti radio con Aviano cessarono, a causa dell'impossibilità di tenere sotto controllo radar i velivoli che volano a bassissima quota in aree montuose. È per questo che solo dopo le indagini e gli accertamenti successivi all'incidente fu possibile riscontrare alcune evidenti violazioni alle regole che disciplinano tali tipi di esercitazione. Nella prima fase, da Aviano a Ponte di Legno, non era stata rispettata né l'altitudine, né la velocità, né talvolta la traiettoria.
Nella seconda tratta, il sorvolo della pianura padana, come noto densamente popolata, era stato effettuato in alcuni punti a quote di molto inferiori a quelle autorizzate. La terza fase, tra l'imbocco della Val di Fiemme, dal lago di Stramentizzo fino al Cermis, era durata non più di un minuto, perché l'aereo aveva percorso la tratta a gran velocità, di circa 540 nodi, ben superiore a quella consentita. In seguito, alle ore 14.13, secondo le ricostruzioni della procura presso il Tribunale di Trento, l'impatto con le funi portanti della funivia avvenne mentre l'aereo virava bruscamente a sinistra, il che lasciò ipotizzare che il pilota non si fosse accorto dell'ostacolo o che, più probabilmente, se ne fosse reso conto, ma avesse tentato la temeraria impresa di passare al di sotto dei cavi. Appariva chiaro che i militari coinvolti, assumendo un comportamento indisciplinato, avessero volontariamente manovrato l'aereo in modo aggressivo, volando notevolmente più in basso e più velocemente di quanto consentito tutte le volte che il terreno lo permetteva. Questa condotta colposa trovò subito conferma nel comportamento successivo all'incidente, dato che, come confermato dall'allora comandante della base di Aviano, il colonnello Durigon, subito dopo l'atterraggio i piloti non avevano comunicato di aver impattato il cavo di una funivia, né in precedenza avevano dato alcun allarme per far giungere subito i soccorsi sul luogo della disgrazia. Senza contare che, una volta interrogati dalla commissione d'inchiesta nominata dall'Aeronautica Militare Italiana, non avevano mostrato alcuna collaborazione, avvalendosi della facoltà di non rispondere in merito all'accaduto. In ogni caso, dalla relazione di questa commissione possiamo trarre un dato importante. Non erano stati rilevati malfunzionamenti o avarie tecniche tali da pregiudicare il volo, dovendosi concludere che le cause dell'incidente fossero attribuibili unicamente al fattore umano, in particolare alla violazione di quelle norme che imponevano ai piloti di volare ad una quota non inferiore ai 600 metri. Semmai, alcuni strumenti furono manomessi dallo stesso equipaggio, come il segnale acustico dell'altimetro, che altrimenti avrebbe continuamente disturbato i piloti nelle loro manovre spericolate. Fra l'altro, come segnalò la stessa Procura di Trento, non era la prima volta che si creavano situazioni di rischio simili a quella che ha poi causato il disastro. Un episodio risale al 27 luglio del 1987, quando un aereo italiano, decollato dall'aeroporto di Vicenza, aveva urtato contro i cavi della funivia della Gazzuoi, nel territorio comunale di Cortina d'Ampezzo, provocando per fortuna solo alcuni feriti, dato che la cabina con a bordo i passeggeri era ancora ferma in stazione. Le comunità di volta in volta interessate presentarono anche numerose denunce formali contro diverse missioni di volo a bassa quota compiute per l'operazione Deliberate Guard. Singolare fu la dichiarazione del parroco di Molina dal Fiemme, che aveva riferito di aver visto dalla propria canonica, posta su un piccolo promontorio all'imbocco della Val di Fiemme, aerei che, provenendo dal lago di Stramentizzo, entravano nella valle a quote tanto basse da consentirgli di vederli dall'alto. I successivi accertamenti tecnici permisero di stabilire che tali aerei, data l'altezza a cui si trovava la canonica, volavano a circa 30 metri dal suolo. Gli inquirenti ritennero dunque che la catena di comando americana fosse ben consapevole di queste violazioni e che non avesse mai adottato delle misure concrete, perché si venne a sapere che il comandante della squadriglia, il tenente colonnello Richard Mwegg, nel tempo avesse più volte rimproverato quei piloti per le loro condotte sconsiderate, ma di fatto le avesse anche tollerate, rendendosi inadempiente ai propri doveri. C'è da aggiungere poi che questo tipo di addestramento ha una grande forza attrattiva sui piloti. Non a caso, tra i reperti trovati a bordo furono rinvenuti una videocamera, alcuni nastri per la registrazione e una macchina fotografica con rullino che conteneva alcune foto ritraenti il paesaggio da distanza molto ravvicinata, circostanza questa abbastanza inequivocabile circa il comportamento tenuto dall'equipaggio. Al di là delle contestazioni mosse contro la legittimità del piano di volo Easy One, mi soffermerei sulle accuse mosse ai militari imputati. Oltre al già citato tenente colonnello Richard Mwegg, il pilota, capitano Richard Ashby, che in quel frangente aveva il comando di missione, fu accusato di aver infranto le norme che regolano i voli di addestramento a bassa quota, di non aver rispettato la traiettoria e la velocità stabilite dal piano di volo, oltre ad aver eluso le più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia. Altrettanto colpevoli furono sia il primo ufficiale, capitano Joseph Schweitzer, in veste di responsabile della navigazione e comunicazioni, sia gli altri due membri dell'equipaggio, i capitani William Rennie e Chandler Seagreaves.
aventi tra l'altro la responsabilità di assistere il pilota nell'individuare pericoli alla navigazione. Nel momento in cui la pubblica accusa arrivò a chiedere la condanna per i reati di cooperazione in omicidio colposo plurimo e cooperazione in attentato colposo alla sicurezza dei trasporti seguito da disastro, emerse un importante problema di giurisdizione. Sì, perché la Convenzione di Londra del 1951, che stabilisce complessi criteri di riparto di giurisdizione tra paesi NATO, prevede che se un cittadino straniero commette un reato sul suolo di un paese alleato, nell'esecuzione di un compito connesso all'Alleanza Atlantica, un cosiddetto official duty, la giurisdizione spetta allo Stato di origine. E andiamo a ripescare la parentesi che avevo aperto all'inizio. Era evidente l'intenzione degli Yankees di sfruttare la convenzione per processare i militari in casa propria, cosa che fu contestata fin da subito dal pubblico ministero, perché la missione Easy One non poteva essere considerata una missione NATO, ma anzi esclusivamente americana. E quindi la convenzione non si poteva ritenere applicabile. Non mi soffermo ulteriormente sulle dinamiche processuali, che sono ben descritte nella relazione redatta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, ma sta di fatto che alla fine la sentenza del GIP di Trento fu chiara. Si dichiarò il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, per i reati a loro attribuiti, per carenza di giurisdizione del giudice penale italiano, con il contestuale ordine di restituire a chi ne aveva diritto gli oggetti sequestrati, compreso il Prowler che era custodito ad Aviano. I trattati internazionali si fanno, si sottoscrivono e poi si onorano. Un giudice non può certo andare contro le leggi del proprio paese solo perché una parte dell'opinione pubblica fa rumore in senso contrario. Non, sono pretese veramente singolari quelle che ogni tanto si accampano, per cui è la piazza a fare giustizia, ma allora a che cosa servirebbe il giudice? E che cosa emerse dal successivo processo che si svolse negli Stati Uniti? Il 30 giugno 1998 il tenente colonnello Rogers, l'ufficiale incaricato di investigare sulla tragedia del Cermis, propose di rinviare a giudizio della corte marziale il pilota Ashby e il navigatore Schweitzer, proscioglendo gli altri due membri dell'equipaggio da ogni accusa, perché non c'era la prova ragionevole che questi ultimi avessero tenuto comportamenti negligenti, dal momento che, sempre secondo Rogers, chi sedeva sui seggiolini di coda aveva visibilità ristretta e poteva comunicare coi piloti solo in cuffia. Il 10 luglio dello stesso anno, il capo dei Marines, il generale Pace, accolse tali conclusioni. Così, di fronte alla corte marziale, i due imputati dovettero rispondere a varie accuse, tra cui quella di strage e omicidio colposo. Ma è inutile girarci intorno, giustizia per le vittime non fu fatta, perché il 4 marzo 1999, dopo 7 ore e mezzo di udienza a porte chiuse, il capitano Ashby venne assolto dalla giuria per tutti i capi di imputazione, perché non era stata dimostrata la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Poco tempo dopo la stessa sorte toccò anche al navigatore Schweitzer. L'unico crimine per il quale i due militari dovettero rispondere fu quello di cospirazione e ostruzione alla giustizia, per aver cancellato, subito dopo la strage, la registrazione del video di bordo che conteneva la prova della loro condotta imprudente. Schweitzer ammise la sua colpevolezza e patteggiò la pena, confessando di aver fatto sparire il nastro per paura delle reazioni italiane, e testualmente disse: «Avrebbero frainteso il contenuto. La televisione italiana lo avrebbe trasmesso accanto alle immagini dei corpi sanguinanti vicino alla funivia. Già ci chiamavano cowboy e aereo killer e dicevano tante cose senza fondamento». Nel maggio del 99 anche il pilota Ashby fu ritenuto colpevole, radiato dai Marines e condannato a 6 mesi di carcere, 5 dei quali effettivamente scontati. Inutile dire che quella sentenza lasciò l'amaro in bocca all'opinione pubblica italiana e fu accolta con molto sdegno e irritazione. Così l'amministrazione Clinton si difese spiegando di avere le mani legate e trattandosi di decisione giudiziaria il governo non sarebbe potuto intervenire. Del resto gli Stati Uniti in seguito cercarono sempre di minimizzare le conseguenze del disastro, optando per gesti simbolici come le visite a Cavalese dell'ambasciatore Tom Foglietta, finché, per il timore che gli avvocati dei parenti delle vittime potessero aprire un nuovo processo, Washington si decise ad approvare l'accordo economico che avrebbe riconosciuto un indennizzo pari a 80 miliardi di lire, che sarebbe stato pagato per 3/4 dagli Stati Uniti, mentre il resto sarebbe ricaduto sul contribuente italiano. Un onere questo che si aggiunse alla beffa dell'assoluzione dei 4 Marines incriminati. Quel risarcimento non rappresentava certo un omaggio da parte degli Stati Uniti all'Italia per la grossa perdita, ma come affermò il fu presidente della Commissione Difesa presso la Camera, Falco Accame,
esprimeva la chiara volontà di mettere una pietra sopra e insabbiare le pesanti responsabilità di cui si era macchiata l'intera catena di comando. Bene, anche oggi abbiamo terminato. Spero che la mia estrema sintesi su un argomento così intricato sia stata di vostro gradimento. Se mi avete seguito fino a questo punto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Si vis pacem, parabellum!